Continua il nostro viaggio estivo per i lidi e le spiagge baresi. Oggi siamo a Fesca, proprio quindi a Bari. Siamo al Lido Massimo con il responsabile Francesco Mongelli. Bentrovato. Benvenuti a voi. Grazie, perché noi siamo tuoi ospiti oggi. Francesco, questa è una delle spiagge più antiche di Bari. Assolutamente sì, ci troviamo praticamente nella città e siamo in una delle più antiche concessioni della città, un stabilimento che esiste da oltre 60 anni e che ne ha viste di generazioni passare, per cui sì, siamo in uno degli stabilimenti più antichi della città. E sono 25 anni che, insomma, è sotto la tua attenzione, passamela questa parola. Beh, Alessandro, 25 anni, perché sono quelli che ho del resto, non avrei potuto farlo da ancora prima. E quindi 25 anni in cui tu accogli tutti i baresi e possiamo dire anche i turisti con una splendida spiaggia e soprattutto un terrazzo sull'acqua, possiamo dire unico terrazzo a Bari sull'acqua. Beh, possiamo dirlo, sì, effettivamente la location è carina, è simpatica, ci troviamo nella città e abbiamo la possibilità di essere davvero sull'acqua. Basta guardarsi intorno, ci troviamo in un terrazzino sito sull'acqua. Cosa ti piace di questo lavoro? Cosa mi piace? Allora cominciamo col dire che questo lavoro per farlo lo devi amare. Perché al contrario di quello che può sembrare, nell'immaginario collettivo parliamo di sole, di mare, quindi molto affascinante, però come tutte le medaglie c'è il suo rovescio, è lungo, 12 ore in spiaggia, il sole, è pesante, quindi lo fai solo se lo ami e io lo amo. Francesco, siete in tanti ad occuparvi di questa spiaggia, come è gestita? Bah, questa spiaggia è gestita prevalentemente a carattere familiare con alcuni collaboratori che anche loro è gente che ama il mare, gente di mare. Questa dicitura è gente di mare, è una filosofia, uno lo deve amare per fare questa cosa qui, però alla fine ci porta le soddisfazioni che, vedi, questa è una grande soddisfazione, avere la possibilità di ospitare, di farvi stare bene e soprattutto di regalarvi queste sensazioni, questi odori che solo il mare riesce a regalare. Fra le tue tante passioni c'è la passione per San Nicola, potremmo chiamare questo lido San Nicola, no? Cambiargli il nome? Certamente, assolutamente sì. San Nicola, tu mi conoscevi già da prima, sai che mi occupo della festa del santo. Però qualcosa di San Nicola ce l'abbiamo, noi siamo la nostra location è lungomare 9 maggio e tu sai perfettamente che cosa è successo il 9 maggio, no? Assolutamente, però lo dobbiamo raccontare ai nostri telespettatori che alcuni non lo sanno. Allora, il 9 maggio è il giorno in cui arrivarono le barche che fecero la traslazione delle ossa del santo da Mira a Bari. Ecco perché lungomare 9 maggio. Come vedi, San Nicola è sempre un filo conduttore, è sempre tra di noi. Quindi, ricordiamo, siamo a Lido Massimo, precisamente dove? A quartiere Fesca, lungomare 9 maggio, Bari. Veniteci a trovare. Assolutamente sì. Just know.